o una pagina internet ben fatta o meno. Io credo che i cittadini, credo che me ne state rendendo conto, decidano per i programmi, per le scelte, per un'alternativa diversa rispetto a quello che è stato fatto in questo Paese dai partiti tradizionali. Stanno scegliendo il Movimento 5 Stelle perché sono un'alternativa e il vostro più grosso errore è stato di non cogliere che le nostre proposte, come per esempio il reddito di cittadinanza, è una proposta che questo Paese serve, a questo Paese è giusta, e coglierla invece di fare operazioni economiche da 24 miliardi per lasciare il Paese in stagnazione, avrebbe solo fatto bene ai cittadini, non al Movimento 5 Stelle. E voi questa cosa la state pagando alle urne, questa cosa la pagate verso i cittadini, e lei, relatore, avrà certamente cercato di fare un lavoro quanto più condiviso e aperto possibile per fare una legge quanto più masticabile possibile, ma un lavoro francamente inutile, e non dico che ha fallito, ma certamente il suo partito l'ha spinto a fare un lavoro pessimo e inutile e a far lavorare a vuoto quest'Aula. Grazie, adesso do la parola come ultima dichiarazione di voto al deputato Emanuele Fiano. Prego, deputato. La ringrazio, Presidente. Mi permette innanzitutto di scusarmi con quei cittadini milanesi di famiglia cinese che hanno scelto liberamente di partecipare alle primarie del Partito Democratico e che il collega del Movimento 5 Stelle ha appena offeso nel loro diritto democratico di scegliersi i candidati all'elezione a sindaco della città di Milano. È una situazione singolare quella nella quale mi trovo a comunicare la dichiarazione di voto del Partito Democratico su questa legge. A parte le forze di governo, non è contento nessuno di questa legge, il che a me già un po' insospettisce. C'è chi ci comunica che abbiamo fatto troppo poco con questa legge, penso all'intervento interessante che ho ascoltato con attenzione del collega 40 di SEL. C'è chi ci comunica che abbiamo fatto troppo, come ci ha detto il collega Sisto di Forza Italia, e c'è chi, come il Movimento 5 Stelle, ci dice: avreste voluto fare una legge contro di noi, cioè fare troppo, ma adesso avete fatto poco. Noi pensiamo che oggi ci si accinga in quest'Aula a votare un provvedimento molto importante. Io penso storico. E non solo perché, come qualcuno ha sostenuto, questo è atteso da 70 anni, perché non è la lunghezza nella storia che decide dell'importanza di un momento, della solennità di un momento. È storica l'assunzione del Parlamento italiano di una responsabilità che assume approvando questa legge di fronte ai cittadini e al Paese. Ci sono stati momenti decisivi nella storia della nostra Repubblica, nella quale i partiti, al di là delle differenze molto profonde, si sono riuniti per il bene comune del Paese. Lo fecero certamente i partiti nel Comitato di Liberazione Nazionale. Lo fecero certamente nella stagione esaltante dell'Assemblea Costituente. Lo fecero in altri momenti difficili, drammatici per la storia del Paese, come quelli del contrasto al terrorismo interno. In quei momenti era forte, fortissimo l'obiettivo che teneva insieme i partiti. E forse lo era meno una riflessione che è venuta dopo sui mali dei partiti. Ma quei partiti hanno tramandato a noi l'obbligo di curare i mali della democrazia partitica. Noi oggi non approviamo solo delle norme che regolano il funzionamento dei partiti, ma tentiamo un'operazione importante di rinnovamento e di rafforzamento della nostra democrazia. Ho sentito dire che le norme che abbiamo scritto in questa legge non servono a nulla, sono acqua fresca. Ma qualcuno può alzarsi ora in quest'Aula e dirmi... Colleghi, per favore, si può abbassare il tono della voce? No, ma non si riesce a seguire il ragionamento, per favore, grazie. Prego, continui. Sì, devo dire che è molto fastidioso, la ringrazio, Presidente. Qualcuno può alzarsi in quest'Aula in questo istante e dirmi se dei partiti che qui sono rappresentati, di tutti i partiti e di ciascuno, può qui, in questo momento, elencarmi chi sia il legale rappresentante del partito? Chi sia il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato per le elezioni politiche, quale sia la sede legale nel territorio, quali siano con certezza e trasparenza gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione di questi organi e le loro relative attribuzioni.
Qualcuno può certificarmi ora, in questo momento, di tutti i partiti italiani, oggi, prima dell'approvazione di questa legge, quali siano le modalità di selezione dei candidati per la presentazione delle liste? Se ne siete capaci e se ciò che avete appena detto, tutti voi, a parte le forze di governo, sono coerenti con la realtà italiana, alzatevi ora ed elencatevi dei partiti che qui sono presenti, questi organi e queste norme, perché non è vero. Nessuno può alzarsi oggi a dirmi di tutti i partiti italiani o di tutti i movimenti che qui sono rappresentati, gli organi che decidono. Non basta l'hashtag lo staff per dirmi che in un movimento politico esiste qualcuno che decide. Non bastano le scritture private tra i candidati e i sindaci ed un'azienda privata a dirmi che i partiti sottostanno già a queste regole, perché sarebbe una falsità. Il Partito Democratico, che è orgogliosamente partito e orgogliosamente democratico, non sente il bisogno in questo momento di lezioni da parte di questi altri partiti o movimenti che non hanno quelle caratteristiche, che diventeranno obbligatorie per legge. Noi siamo sempre disponibili ad ascoltare le critiche, non pensiamo che le leggi che escono da quest'Aula siano perfette e siamo pronti a collaborare sempre sul miglioramento del funzionamento della democrazia. Noi abbiamo provato dall'inizio della nascita del nostro partito a darci delle regole autonome che già rispondono ad alcuni di questi quesiti. Io penso con orgoglio, non solo per il mio partito, alle centinaia di migliaia di iscritti e militanti del mio partito, lo so, che senza chiedere nulla in cambio vivono e rendono viva una comunità solidale e chiedono a noi valori, etica, passione e impegno. Tutti conosciamo, noi per primi, i mali di cui soffre la nostra democrazia, anche quelli di cui hanno parlato i colleghi in diversi interventi. Così come sappiamo che è dipeso dalla incapacità dei partiti di fare i partiti, di dare risposte sufficienti alle domande e ai problemi dei cittadini. Ma sappiamo anche che ciò che è inscritto nell'articolo 49 della Costituzione è vero ancora oggi e che i partiti rappresentano l'unico tramite democratico per rappresentare i cittadini nelle istituzioni. E non è vero, colleghi del Movimento 5 Stelle, che uno vale uno, perché non è vero che basta non avere un sistema statutario di regolamentazione delle regole di decisione nei partiti. Noi sentiamo sulle nostre spalle, noi del Partito Democratico, il peso delle quasi 9 milioni di persone che ci hanno portato qui nel 2013 e sentiamo di dover rappresentare la loro visione del mondo. I nostri padri costituenti, quando scrissero la Costituzione, pensarono di attribuire questo ruolo fondamentale di rappresentanza della modalità democratica qua dentro dei cittadini ai partiti. Non lo fecero con un'ottica spartitoria. Lo fecero perché dopo l'aberrazione fascista sentirono forte il desiderio di creare un paese dove i cittadini, potessero contribuire per il tramite dei partiti alle scelte collettive per le sorti del paese. Noi con questa legge oggi vogliamo tessere con trasparenza e partecipazione la trama che unisce i cittadini ai partiti e alle istituzioni. E questo è il tratto distintivo di questa proposta di legge. Ed è singolare che dopo che tutti noi abbiamo sentito le audizioni, a cominciare forse dai colleghi del Movimento 5 Stelle che erano particolarmente attenti, quelle audizioni che ci hanno detto che sarebbe incostituzionale decidere qua dentro dei fini dei partiti, dopo che noi abbiamo scelto, e lo ha fatto molto bene secondo me il relatore Richetti, di assumere dunque il principio della trasparenza sulle norme, perché tutti noi italiani si sappia come si decide nei partiti e non cosa si decide, che sarebbe stato, secondo le molte opinioni ascoltate, quello sì incostituzionale, è singolare che oggi ci si venga a dire che anche quel principio che abbiamo iscritto non regge alla prova della necessità di correggere le disfunzioni del partito. Noi vogliamo trasparenza da un lato e partecipazione dall'altro. Vogliamo che ciascun iscritto di un partito possa accedere all'anagrafe di tutti gli iscritti al partito stesso. È possibile oggi questo per legge? No.
Vogliamo che siano rese pubbliche le modalità con cui si scelgono le candidature. Non vogliamo intrometterci nella vita di un'organizzazione politica. Vogliamo che tutti sappiano come funziona l'organizzazione politica. E lo vogliamo riaffermando la necessità obbligatoria che sia applicato il principio democratico anche all'interno dei partiti. Perché la democrazia è tale solo se lo sono anche le istituzioni democratiche. E se sono democratici anche quei corpi intermedi, come li definiva Crisafulli, che sono i partiti e che partecipano e regolano la democrazia. Io penso, colleghi, che possiamo decidere di chiamare i partiti come vogliamo, partiti, associazioni, movimenti, meet-up, ma si tratta sempre di associazioni, organizzazioni, luoghi di discussione in cui i cittadini si riuniscono per assumere decisioni. Noi che siamo il partito più grande d'Europa, con centinaia di migliaia di iscritti, che abbiamo un dibattito interno che sfocia nel litigio a volte, che appassiona molti quotidiani, che abbiamo organismi eletti all'interno di congressi e parlamentari scelti con il metodo delle primarie, ci poniamo noi, l'abbiamo portato noi qui dentro, non altri che sbandierano ogni giorno il tema della partecipazione, della trasparenza, il tema della trasparenza dei partiti. Siamo noi che abbiamo voluto portare dentro questo tema, altri scelgono altri metodi, scelgano di farsi guidare da aziende private, lo facciano loro fino a quando questa legge non sarà approvata. Alcuni di voi, e ho finito Presidente, hanno sostenuto che tutto ciò è insufficiente, avete sostenuto che tutto ciò è aria fritta, nessuno è perfetto. Hans Kelsen, uno dei più grandi teorici del diritto, ha sostenuto che l'ostilità ai partiti politici di cui tanti si riempiono la bocca nel Paese costituisce ostilità alla democrazia. Finisco, Presidente. Noi in questi anni abbiamo messo mano a tutto ciò che riguarda il funzionamento della democrazia italiana. Sarà opinabile come l'abbiamo fatto, ma abbiamo voluto mettere mano alla riforma della Costituzione, al finanziamento dei partiti, alla legge elettorale, al conflitto di interesse, agli enti locali, alla riforma della pubblica amministrazione, oggi alla legge sui partiti. Ci prendiamo questa responsabilità. Noi crediamo, è l'ultimo rigo, nella democrazia, sentiamo la responsabilità di migliorarne la qualità. Percepiamo intorno a noi, Presidente, in Europa e nel mondo, la necessità di difenderla ancora contro ogni deriva estremista e violenta. E per questo motivo, signora Presidente, colleghi deputati, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Allora, a questo punto ho un intervento a titolo personale, do la parola al deputato Pino Pisicchio. Prego, deputato. Grazie, signora Presidente. Onorevoli colleghi, c'è un dato che resta inconfutabile. Siamo tutti in questa Assemblea figli del secolo dei partiti. E dunque, per esperienza diretta o per condizionamenti inevitabili, seppure per presa di distanze antagonistica, tutti abbiamo nel nostro immaginario personale un modello di partecipazione a processo democratico che si chiama partito politico. Il punto è che quel partito politico che ha costruito la democrazia nel nostro Paese, che ha addirittura preceduto a